Alpette, 14 ottobre, siamo qua con il sindaco Silvio Varetto, una giornata importante per Alpette, il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Sì, sicuramente una celebrazione importante, 250 anni fa la regia patente dei Savoia di Amedeo III dà la patente ad Alpette per diventare comune. Già frazione di Ponte Canavese, si stacca perché si ravvedono, si ravvisano le condizioni socio-economiche di questa gente che vive in quest'Alpe dove esisteva una comunità molto antica, una comunità che comunque si rifaceva attorno al parroco dell'epoca, perché dobbiamo considerare che il potere all'epoca era innanzitutto religioso, tant'è vero che quando il comune di Alpette diventa comune, la parrocchia esisteva da più di un centinaio di anni, precisamente dal 1429, quindi 409, pardon. Quindi comprendete come questo momento è diventato importante per gli alpettesi e l'economia locale. Del resto, gli alpettesi da sempre sono sempre stati mastri ramai e quindi avevano una sua autonomia economica e in questo momento anche di potere civico. Sì, quindi finalmente Alpette diventa indipendente e inizia la sua storia fatta di usi e costumi che diventano solo di Alpette. Sì, infatti, una storia dove Alpette incomincia a prendere una sua identità e comunque fa poi le battaglie che tutti i comuni di queste alte valli hanno sempre fatto, portando le proprie istanze ai governatori, prima i regi governatori e poi via via con l'evoluzione della storia d'Italia, l'unità d'Italia, le esigenze del popolo di montagna. Naturalmente poi anche l'economia ha permeato questo mondo e con l'avvento poi delle industrie gli alpettesi, i pontesi, i canavesani hanno dimostrato di essere all'altezza di questo nuovo mondo che si affacciava e portava del benessere.